mostra l'Egitto a Viterbo, gli esordi di Tutankhamon. Abbas, chi era veramente Tutankhamon? Dr. Abbas, who actually was Tutankhamon? Tutankhamon was a boy who was born in Amarna, and his father died. We think that maybe Nefertiti ruled after the death of Akhenaten. Then he became a king at the age of 9, and he married his half sister, Ankhesen Amon, and he ruled for 10 years. I was able to find out through DNA and CT scan how he died. We found out that he had some physical problems, but he died while he was riding a chariot. Allora, Tutankhamon è un ragazzo che è diventato faraone molto giovane, era figlio di Akhenaten. Si pensa che per un periodo Nefertari abbia governato l'Egitto subito dopo la morte di Akhenaten, prima che Tutankhamon diventasse faraone. Tutankhamon è morto, si pensa, in seguito ad un incidente con il suo carro. I did with CT scan and DNA, I found that Akhenaten was his father, and also I found the mummy of Queen T. She was his grandmother, and also I found the mummy of his mother. That was the younger lady in KV 35. I found that this mummy is the mummy of his mother. Attraverso analisi di DNA e TAC, sono riusciti a risalire a un po' alla genealogia, quindi sono riusciti a capire che Akhenaten era il padre, qual era figlio della regina T, e sono riusciti ad individuare un corpo nella tomba, mi pare del 35, che sembra essere la madre di Tutankhamon, di cui non credo che sia noto ancora il nome. I searched also for the mummy of his wife, Ankhesen Amon, and I think that there is a mummy found in KV 21 without a head. This could be the mummy of his wife, because I did some preliminary study. But in this coming September, I will continue the search for the mummy. Ha cercato anche la mummia della moglie di Tutankhamon, anche Senamon. Non è stata trovata direttamente, ma nella tomba numero 25 è stata ritrovata una mummia senza testa. Secondo i suoi studi, questa potrebbe appartenere ad anche Senamon. A settembre tornerà sul progetto per continuare gli studi. I'm excavating now in the West Valley of the Kings, searching for the mummy of Ankhesen, because I believe that she was buried beside the tomb of her last husband, which is Ay, because she married Ay after the death of the tomb of Tutankhamun. We did finish one season, and I'm going to start the excavation again on September 1st. Al momento sta lavorando ad uno scavo, appunto, dai quali scavi spera di risalire all'individuazione del corpo di anche Senamon, perché una sua idea è che potrebbe essere sepolta nella tomba di un altro faraone, che è quello che ha sposato dopo la morte di Tutankhamon. Tutankhamon è morto giovanissimo, ma comunque è diventato un po' la quintessenza dell'Egittomania. Per quale motivo? So Tutankhamon was very young when he died, and yet he became an icon, the quintessential because, icon of Egypt. Because the tomb of Tutankhamon was the only tomb in the Valley of the Kings that found completely intact. This is number one.
Il motivo principale, il motivo numero uno, è che la tomba di Tutankhamon è stata l'unica che è stata ritrovata completamente intatta. And Howard Carter was searching for 5 years, and he was searching for the tomb of Tutankhamon. The search became the discovery fascinating. Howard Carter ha scavato per 5 anni per cercare la tomba di Tutankhamon, e tutta questa storia di questa di questi scavi sono diventati a se stessi una storia piena di fascino. Lord Carnarvon gave exclusive rights to London Times. Then the other newspaper was not able to write anything about the discovery. Then when he died 5 months after the discovery, boom, they talked about the curse, the Egyptomania and Tutmania, and all of this became incredible. So, Lord Carnarvon, che pagava le spese degli scavi, ha dato l'esclusiva per il reportage, per riportare la notizia, al London Times, ed esclusivamente al London Times. Quando, 5 mesi dopo la scoperta della tomba, Lord Carnarvon è morto, anche attraverso il London Times, sono iniziate a nascere tutte queste leggende sulla famosa maledizione della tomba di Tutankhamon. Then if you talk about Tutankhamon now, it's magic, it's mystery, it's an adventure, it's gold, it's silver. If you ask any child all over the world and you say the word Egypt means Tutankhamun, the golden pharaoh. E poi se si parla adesso di Tutankhamon, quello che viene in mente è magia, è fascino, è avventura, ma anche oro e argento. Se tu chiedi adesso a un bambino, se tu gli chiedi dell'Egitto, sicuramente gli verrà in mente Tutankhamon, il faraone d'oro. I'm doing now an opera for Tutankhamon with 2 Italians, and we hope to perform this opera at the opening of the Grand Museum that will open end of 2020. Sta lavorando adesso ad un'opera teatrale con anche 2 italiani proprio riguardo a Tutankhamon, e spera di poter fare la prima di quest'opera all'inaugurazione del Grand Museum, il nuovo museo in Egitto, che dovrebbe essere entro il 2020. Per molti anni la morte di Tutankhamon è stata ritenuta violenta, ma nel 2005 ha istituito una commissione che studiasse le cause della morte di Tutankhamon. Quali sono stati i risultati di questa commissione? The death of Tutankhamon has been considered for many years as a violent death, an episode of violence. But then in 2005 you established a commission to investigate on this. So which are your findings so far? You know, the most important thing that we found that in his left leg, there is a fracture. It shows that he had an accident 2 hours before he died. La cosa più importante è che aveva una frattura alla gamba sinistra, e con ogni evidenza la frattura è derivata da un incidente. La frattura è avvenuta poche ore prima della morte. In the same time, he suffered from malaria, and also the blood doesn't go to his finger in his feet, and also he had a flat foot. È stato scoperto che Tutankhamon aveva sofferto di malaria, che aveva un problema con la circolazione del piede, è un piede piatto. And I really believe, because he lived in Memphis in a palace, he built a rest house near the Sphinx to rest during hunting. I believe he was hunting wild animals in a chariot, and he felt and he died in the age of 19. Lui aveva costruito una residenza per la caccia, perché lui amava cacciare. E la sua idea è che abbia avuto un incidente proprio durante una di queste battute di caccia. The reason that many people thought that he was murdered because there was a hole in the back of the head. We found that this hole was opened in dynasty 18
to put the liquid for mummification. Il motivo per cui per anni si è pensato ad una morte violenta è per via di un buco, un foro sul suo cranio, nella parte posteriore, e si pensava che potesse essere appunto dovuto a una forma di omicidio. In realtà era una tecnica della dinastia, della diciannovesima dinastia, per le operazioni di imbalsamazione. Prima abbiamo accennato al tesoro di Tutankhamon e dal 1 luglio fino al 28 ottobre la mostra Viterbo, in copia perfetta, metterà in mostra proprio l'intero tesoro di Tutankhamon. Da cosa è composto? So we have mentioned Tutankhamon's treasure before. There will be an exhibition of replicas of some of Tutankhamon's artifacts. So we want to know more. What is the Tutankhamon's treasure composed of? What are the objects in Tutankhamon's treasures? Found inside the tomb of Tutankhamun, 5,398 objects. Of course, the most famous one are the golden mask, which is 11 kilos of gold, the coffins that topped the mummy, the chapels, and also the chariots, the throne. Tutankhamun did out of the flower, the canopic jars, beautiful artifacts that each one can tell us the story about his life and his death and the afterlife. Sono stati ritrovati oltre 5.000 oggetti innanzitutto nel tesoro. Ci sono alcune cose meravigliose. Tutti hanno in mente la maschera fatta di oro vero, ma ci sono molte altre cose importanti, molti oggetti d'oro, come ad esempio il carro, uno dei carri probabilmente usati per la caccia o per la guerra, okay. I piccoli coffins e praticamente le chapels, barra canopica dove venivano conservati gli organi della mummia. The gold pieces, the rings, the chalices, hundreds of artifacts. I pezzi d'oro, molti gioielli, i piccoli sciatti, riproduzioni del faraone. Ok. Ma perché la maschera di Tutankhamon è diventata così celebre? Perché è l'unica? Perché è quella l'unica intatta? Quella l'unica d'oro? Per quale motivo? Why did Tutankhamon's mask become so famous? Because it is the only one, maybe because it is the only one that is made of gold. It is the most beautiful artifact ever created by an artist. If you look at how it was made, gold, semi-precious stones, the magical inscriptions. If you stand in front of this mask for days, it will capture the hearts of anyone all over the world. Perché la maschera è probabilmente uno degli oggetti più belli mai realizzati da un artista. Non soltanto l'oro, ma anche le pietre preziose e le iscrizioni magiche che ci sono. Se ti fermi a guardare abbastanza a lungo, ti fermi davanti alla maschera ad osservarla abbastanza a lungo, sicuramente catturerà il tuo cuore. Gli antichi egizi, che cultura, che eredità hanno lasciato nella cultura moderna egiziana? What do you think about the heritage that ancient Egyptians have left to modern Egyptian society? You know, this civilization, it cannot be repeated, and therefore it's unique. The ancient Egyptian left for us many questions that we're answering today. The Great Pyramid, how it was built, the Sphinx, what's underneath the Sphinx, mummies, Tutankhamun. I think the most important thing that we have to learn that those people believed in the afterlife. And what I always say, that the belief of the afterlife built Egypt. La civilizzazione dell'antico Egitto è una civiltà che non può essere ripetuta. Però hanno lasciato molte cose oggi che sono anche molte domande, per esempio come sono state costruite le piramidi
o che cosa c'è sotto la Sfinge, quali sono i misteri intorno a Tutankhamon. Però oltre a questo c'è una cosa che è particolarmente importante, che è la loro visione della vita dopo la morte. Oggi l'Egitto moderno è stato costruito sulla base dell'idea della vita dopo la morte che hanno gli antichi egizi. Due cose. Prima di tutto, c'è qualcosa sotto la Sfinge, e poi a proposito del culto dei morti, Viterbo la Tuscia è un po' la cultura della civiltà etrusca, e anche la civiltà etrusca aveva questo culto dei morti. Ci sono punti in contatto tra la civiltà etrusca e quella dell'antico Egitto? Okay. Two questions. The first is, do you think there is actually something beneath the Sphinx? Yes. This is what everyone thinks. There is something is hidden underneath the Sphinx. Few years ago, I found out that the water table began to rise in front of the Sphinx. I had to drill to find out the level of the water. Mm-hmm. I did drill, 32 drilling, 15 meters from here to the other side. Nothing underneath the Sphinx is a solid rock and a living rock. But with all of this, still there is people have things. Yes. They believe in all this shit. Allora, riguardo alla Sfinge, questo è quello che tutti pensano, che potrebbe esserci qualcosa. Recentemente ha avuto la possibilità di scavare, di trivellare letteralmente sotto la Sfinge per una questione, un problema di acqua. Ha riuscito a effettuare una trivellazione sotto, in un'area di 15 metri al di sotto della Sfinge, e la mia la convinzione a cui sono arrivato è che non c'è niente sotto. La Sfinge è un unico pezzo, un'unica costruzione di roccia e di roccia viva, ma non c'è niente sotto. The second question is, we are here in Viterbo, which is the heart of what once was the area where the Etruscan people used to live. And also the Etruscan society had, was used to put a huge importance on life after death. So, do you think there are some similarities between the Etruscans and the ancient Egyptians? Most of the ancient civilization was really due to this belief in the afterlife. But the most important for the ancient Egyptian, that that afterlife was a national project for them. The whole 3 million in the time of the Old Kingdom built the pyramids. There is similarity, but for ancient Egypt, that was more important. This is why they had to build pyramids, tombs for the afterlife. Tutte le antiche civiltà avevano una mettevano molta importanza sulla vita dopo la morte. Quello che penso è che per gli antichi egizi questo aveva un valore addirittura superiore, ed ecco perché hanno sentito di dover costruire delle piramidi, per esempio, tutti questi enormi monumenti dedicati alla vita dopo la morte. In Italia c'è il primo museo, ovviamente dopo quello del Cairo, dedicato all'antico Egitto. Lei ha modo di collaborare con il Museo d'Egitto di Torino, o e più in generale anche con studiosi italiani? Ci sono state mai collaborazioni? In Italy we have the Egyptian Museum of Turin, which is one of the most important in the world after what we have in Cairo. He wants to know if you have ever had the chance to collaborate with the Egyptian Museum in Turin or with Italian archaeologists in general. We have over maybe 15 Italian archaeologists working in Egypt, in Luxor and Fayoum and everywhere. And the Turin Museum always have cooperation with us. Then we do have important cooperation between the Egyptian archaeologist and the Italian archaeologist. Sì, assolutamente. Ci sono almeno 15 egittologi importanti che lavorano al momento in Egitto, e quindi noi abbiamo frequentemente collaborato sia con il Museo di Torino, sia in generale con il gruppo di archeologi italiani. In Egitto, ultima domanda, c'è ancora qualche monumento antico che ha qualche mistero da svelare? So, for the last question, do you think that there are still
monuments in we Egypt. We found until now 30% only of our monuments. Wow. And still there is 70% is buried underneath the ground. And I always say, you never know what the sand of Egypt might hide of secrets. Mm-hmm. My coming excavation in the Valley of the Kings will reveal lots of secrets. Ci sono, probabilmente abbiamo scoperto intorno al 30% del patrimonio egiziano e sta scavando adesso nella Valle dei Re e è sicuro che verrà fuori qualcosa. C'è una frase che lui dice sempre che è non si può mai sapere che cosa le sabbie dell'Egitto c'era, che tesori possono celare. Okay.